Ciao a tutti ragazze e ragazzi, come state? Tutto bene? Ben ritrovati sul mio canale. In questo video, come vedrete qua sul tavolo, vi ho raccolto un po' di detersivi e un po' di accessori perché vi voglio parlare di quali sono i detersivi, i panni e le spugne che io generalmente utilizzo per pulire tutta casa. Ne vedrete di diversi perché a me non piace pulire tutte le camere con la stessa spugna o con lo stesso panno in microfibra, così come differenziano naturalmente i sanitari dalla spugna, chiaramente, ad esempio, con la quale faccio il lavello della cucina o il piano cottura. Quindi vi voglio mostrare tutto ciò che io vado ad utilizzare. In primis, proprio per farvi vedere come io sono fissata, vi faccio vedere che ho un cesto, cioè io tengo un cestino con tutte le pezze al loro interno. In microfibra, in cotone, in gomma, la manopola. Generalmente queste sono le scorte che io ho, soprattutto quelle in microfibra, per andare a pulire i mobili. Perché, ad esempio, in camera da letto ho un tipo di mobile che io vado a pulire solo con il pronto e quindi vado ad utilizzare questo panno in microfibra molto morbido, questo marrone, e io questo lo identifico come panno che utilizzo solo in camera da letto. In altri diciamo in altre camere della casa ho altre tipologie di mobili che posso pulire o con le pezze in cotone che io realizzo molte volte dalle lenzuola che ad esempio devo buttare o che sono macchiate in modo diciamo irreparabile, quindi li taglio e faccio dei quadrati di cotone o dei pannetti in microfibra. Ma direi col cominciare subito dalla cucina. Innanzitutto, recentemente vi ho mostrato come questo prodotto qui mi ha salvato la vita perché è veramente un prodotto versatile. Sto parlando del sapone, appunto, multiuso Alba. Proprio come c'è scritto qua, multiuso, cioè questo lo potete utilizzare veramente per tutto, per tutte le superfici, per i vetri, per i sanitari, per gli acciai. Per i legni, per tutto ciò che veramente è un prodotto molto molto versatile. Quindi io già soltanto con questo diciamo che vado a risolvermi per quanto riguarda l'acciaio e il piano cottura. E se naturalmente devo fare una pulizia veloce, lo utilizzo anche nelle altre camere. Diversamente, se ho più tempo, vado ad utilizzare il prodotto specifico, ma questo mi salva veramente da tutto. Il piano cottura e il lavello lo vado a fare con il sapone alga e le spugne che vado ad utilizzare per il lavello sono queste qua, le Spontex, che adesso sono chiuse perché io tengo sempre le scorte, ma quella che ho qui in cucina è una di queste qua, Spontex, per andare a insaponare e per andare a sciacquare sono questi panni qua che vi ho mostrato in un video spesa di Lidl, che sono questi della V5, che come vedete sono panni multiuso, ultra assorbenti e resistenti, differenziati per colore, quindi mi permette di facilitare. Diciamo di ricordare che ad esempio con questo vado a fare il lavello, un'altra la utilizzerò in un'altra camera, quindi mi permette di differenziare e mi permette di andare a asciugare i residui di sapone. Quindi per la cucina Alba spugnetta e questo prodotto qui. Per quanto riguarda i vetri, vi ho mostrato in un video che io utilizzo anche il sapone Alba, ma ci sono alcuni vetri, come ad esempio quelli della doccia, dove sono molto più esposti a residui d'acqua che possono formare il calcare e quindi là vado con un prodotto più specifico, con una pulizia più specifica. In questo caso vado ad utilizzare il Quasar Vetri, che è appunto con alcol, senza aloni, asciuga rapidamente e allo stesso tempo igienizza. Questi sono dei prodotti professionali, mi trovo bene, io vado a spruzzare questo sui vetri e vado poi ad asciugare con questo pannetto in microfibra che me lo asciuga, non mi lascia aloni e me li rende proprio splendenti. Quindi questa combo qui la vado ad utilizzare per fare i vetri. Per quanto riguarda invece, vi sposto un po' più qui, vediamo se vedete questa zona qui. Per quanto riguarda il bagno, allora ultimamente mi sto trovando davvero benissimo con questo Ace Candeggina Denso Più, adatto sia per casa che bucato. Quindi vado a fare il
water e il lavello del bagno, il bidet con questo prodotto qui, ma vado a differenziare le spugne e anche in questo caso ho utilizzato questi displendelli Arix, che sono colorate, sono delle spugne antigraffio. E cosa ho fatto? Ho adattato la spugna al panno V5 e quindi io so ad esempio che con questa rosa vado a fare il lavello del bagno e dell'altro bagno, perché ne ho due, quindi con questi faccio il lavello. Con questa invece vado a fare il bidet e la tazza di tutti e due i bagni, perché non mi piace utilizzare le stesse spugne. Quindi con l'azzurro mi ricordo di fare le tazze e i bidet di tutti e due i bagni, invece con il rosa vado, diciamo, a utilizzarlo soltanto per quanto riguarda il lavandino del bagno, che è quello a due posti, quello grande, resina, e quindi ha bisogno di un suo trattamento. Vi direte: ma perché ti complichi la vita? Per me non è complicato, perché io tengo tutto in un posto. Se so che devo fare i bagni, quindi se devo fare il water, vado a prendere questa. Se devo fare soltanto il lavello, vado a prendere questo. Cioè, mi viene molto semplice andarli a prendere dove io li ho riposti. In conclusione, invece, per quanto riguarda i pavimenti, torniamo qui. Per quanto riguarda i pavimenti, sapete che ho praticamente comprato questo qui, il Vileda Revolution, che è veramente veramente fantastico. Quindi ho tutto l'apparato, il bastone con questo qui e il secchio. Naturalmente, quando l'altro, diciamo, questo pannetto qui nel tempo si usura o è sporco sporco e quindi lo metto a lavare, me ne serviva uno di ricambio, quindi l'ho acquistato, ancora questo è nuovo. E io vado a pulire il mio pavimento con questi pannetti e con il Vileda Revolution e generalmente uso il lavapavimenti Alba, sia quello bianco che quello rosa, che ha un profumo, no, rosa, marroncino, che ha un profumo buonissimo. Ma poiché ultimamente abbiamo avuto dei lavori in casa, abbiamo diciamo fatto delle modifiche dei lavori e quindi ci sono state anche delle persone, il muratore, persone che sono entrate in casa, ho sentito l'esigenza di andare ad utilizzare un prodotto che mi andasse ad igienizzare per bene i pavimenti, e ho comprato questo a Mukina, davvero davvero ottimo, sia come profumo, perché ha il nuovo profumo di limone. Ha un'azione sgrassante, non lascia residui, è cosa importantissima, non bisogna neanche risciacquarlo, quindi il pavimento vi viene lucidissimo, non vi viene alunato, vi profuma di limone e nello stesso tempo ha un'azione igienizzante, sgrassante, che direi che non è poco, rimuove germi e batteri. Questo l'ho preso in offerta da Francis ed è un litro più 500 ml di prodotto omaggio. Non è mia consuetudine andare ad utilizzare sempre questi tipi di prodotti, perché ripeto, io con quelli Alba o con il Fabuloso mi trovo benissimo, sono dei prodotti low cost, ma in questo caso ho avuto l'esigenza di fare per bene il lavaggio dei pavimenti con un buon prodotto, e che quindi sono andata ad acquistare questo. Quindi tutto ciò, questo è tutto l'occorrente che io utilizzo per pulire casa mia. E nulla, fatemi sapere che cosa ne pensate, se anche voi come me utilizzate diciamo un prodotto per ogni stanza. Però io vi devo dire che ultimamente questo veramente ha una buonissima risposta per andare a fare anche in modo veloce tutte le stanze. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!